la finale non poteva che iniziare così, nel migliore dei modi, con un timing incredibile da parte di questo giocatore, Protoss Rosso. La finale non è però ancora finita, perché lunga e piena di ostacoli sarà per entrambi i giocatori, entrambi con un solo obiettivo in mente, quello di aggiudicarsi la vittoria di questo DreamHack Winter 2012. E allora nell'angolo in alto a sinistra il giocatore già in vantaggio di una partita e quindi più vicino al trofeo dal team Liquid Hero! Nell'altro angolo invece suo compagno di team, entrambi coreani, ma uno dei Terran più forti probabilmente nel game precedente, ha cercato di prendere più vantaggio di macro ma è stato, diciamo, fregato dal suo avversario, ma adesso vorrà rifarsi sui fucili tutti i Terran del mondo per Liquid Taisha! Portale è stato posizionato da Hero, non ancora il gas, lo fa adesso a 15 psi, 15 su 18 per Liquid Hero, 14 su 19 per Liquid Taiga. Tensione tra i due, sicuramente entrambi contenti di giocare questa finalissima con un proprio compagno di team, ma in questo caso si è amici, sì, ma si è anche principalmente avversari, messi l'uno contro l'altro dal destino e dalla skill, perché non è stato solo il destino, ma è stata anche la loro forza. Attenzione, doppia Rax, subito un'altra Rax, due Rax per Taiga, probabilmente vorrà essere lui in questo caso il giocatore offensivo. Andiamo a vedere intanto se vanno a prendere, forse non va a liberare l'Axe Naga a Taiga, ma è molto interessante questa partenza da parte del giocatore coreano Terran. Un gas e doppia Rax subito, immediatamente va a posizionare un reattore su questa caserma. Può anche essere che venga fatto un push di qualsiasi tipo da parte del giocatore Terran. Intanto da quest'altra parte muove il primo SCP, va a cercare di prendere informazioni su quella che è la situazione nella base del suo avversario. Vede un gas solamente Taiga. Intanto andiamo a vedere che Liquid Hero è già 20 estrattori. Ha già 20 estrattori Liquid Hero. Vede che non c'è la Exp, riesce a vedere che non ha messo una Exp. Bravo Hero, è riuscito a scoutare, sa che il suo avversario non ha una Exp. Addirittura doppio gas per Taiga, doppia Rax, doppio gas. A questa volta sarà Taiga ad essere particolarmente aggressivo con il suo avversario. Inizia a prendere, a spostare tantissimi SCV sul secondo estrattore di Vespen. Inizia a muovere tanti marine in questo bunker. Adesso sarà un problema, vediamo se riuscirà in questo momento a vedere ancora una volta se ha expato oppure no il suo avversario. Però attenzione, perché la exp l'ha posizionata Hero in questo momento. Arriva la exp di Hero mentre Taiga ancora continua a produrre. Adesso arriva anche una fabbrica, è arrivata adesso anche una fabbrica per Taiga, che quindi non sembra ancora essere intenzionato ad expare. Nel momento è anche psi bloccato, 27 su 27 per Taiga, 34-34 per Liquid Hero. Arriva un altro pilone, andiamo a vedere l'army composition in questo momento: 1-0-8, 1 Stalker, 1 Sentry per Hero, 1-1-1, mentre dall'altra parte un Marauder e 4 Marine per Taiga. Queste piccole unità di terra che intanto iniziano anche a muoversi, mentre inizia a suonare la Guzzo Station per la finale del DreamHack Winter. Vediamo che Taiga non gli sfugge nulla, non gli sfugge neanche una piccola e povera probe che tranquillamente stava facendo un giro turistico per Oana. Intanto Taiga continua inesorabile a non expa, arriva addirittura una fabbrica e quello che sta per arrivare, se non è un all-in, poco ci mancherà. 40 psi per Hero, 40 su 43 per Taiga, ma quelle di Taiga sono quasi tutte unità. Guardate il posizionamento delle truppe, probabilmente Hero sa che c'è qualcosa di strano nei movimenti di Taiga, delle prese di posizione di questo fantastico giocatore coreano,
che si è posizionato sul podio anche all'ultimo GSL ed è quindi uno dei giocatori veramente più forti di tutto il pianeta, neanche maggiorenne, solo 17 anni, ma lì pronto con la sua tastiera a guidare questo piccolo contingente di Marine e di Marauder. Iniziano ad avanzare, si ritrovano davanti adesso degli zeloti e decidono di tornare indietro verso l'Axel Naga. In palio c'è troppo per sacrificare anche una sola singola unità. E ancora non vediamo nessuna exp da parte di Taeja. Continua a muoversi, continua a produrre Marine Tank delle Medivac dall'altra parte, tranquillo, continua a macrare Hiro. Adesso sta arrivando però anche l'Observer, ma conosce i timing Taeja, sa che adesso è il momento di muoversi. Suonino i tamburi di Ayur, suonino i tamburi di tutti gli esseri umani, perché adesso inizierà la battaglia che vale questo secondo game. Dall'altra parte Liquid Hiro va addirittura a posizionare un Dark Shrine, un altro game assolutamente incredibile in questa finale del DreamHack Winter. Adesso Taeja è posizionato sull'Axel Naga, Hiro sa tutto grazie a quell'Observer, ma attenzione perché non c'è la minima intenzione da parte di... Taeja di andare a expare via un Force Field. Guardate Hiro, guardiamo le APM anche, 266 per Taeja, 186 per Hiro, i due eserciti posizionati, adesso va giù l'Observer, è andato giù l'Observer, Taeja continua a produrre Marine, ci sono dei Force Field, ma inizia il posizionamento dei tank, un giocatore all'attacco, Taeja, un giocatore in difesa, Liquid Hiro, una partita incredibile, DreamHack Winter 2012, guardate che va piano piano a spostare alcuni Marine, Taeja per evitare i Force Field, inizia ai primi attacchi, deve far fuori quelle sentry, ma attenzione perché c'è anche un DT, attenzione, deve stare attento a non farselo vedere, se l'è fatto vedere in questo momento Taeja sa che è il momento di andare in avanti, non ha scan, deve fare avanti e indietro, grandissimo Hiro, i DT possono essere stati la chiave della vittoria, perché guardate quanti danni stanno facendo questi DT, ma anche i tank stanno facendo danni, ancora non ha una scan, Taeja arriva in questo momento, ma potrebbe essere anche troppo tardi, perché Liquid Hiro sembra essere in vantaggio di Psy, continua a salire, è l'ultima speranza per il giocatore Terran, ma esce un altro DT provvidenziale, i timing studiati al millimetro, GG, Liquid Hiro 2, Taeja 0!